tornato a casa dopo la palestra, sono all'incirca le 10 e un quarto. E io, ragazzi, mi fiondo a mangiare perché sto morendo veramente di fame. Sento proprio che non arrivano più gli zuccheri al cervello perché sono quasi 3 ore di digiuno, in cui gran parte del tempo l'ho passato ad allenarmi pesantemente. Infatti, non riesco manco più a parlare. Allora, ora ci mangiamo 100 grammi di capocollo toscano e circa 10 gallette. Quindi, ragazzi, io corro a mangiare e poi parliamo dopo. I try to see where my life goes. Ho finalmente finito di mangiare. Ci ho messo circa mezz'ora, ragazzi. Cioè, non finiva più quel capocollo. Comunque, ho finito di mangiare. Ora, sto provando a editare i video. Visto che soprattutto l'allenamento è sempre lo stesso. Oggi avevo petto e dorsa, ma già ve l'ho fatto vedere. E casualmente, diciamo, sto registrando sempre negli stessi giorni. Quindi con lo stesso allenamento. Sto provando invece di portarvi all'allenamento qualche musica sotto, che niente di speciale. Magari di portare questi clip con sotto il mio commentato. Quindi magari dico: oggi mi sono allenato, ho fatto questo, questo e questo, mi sentivo questo e questo. E intanto però in sottofondo passano le clip d'allenamento, almeno così lo rendiamo un po' più speciale. Quindi stamattina mi sono svegliato alle 6:30. Un po' tardino. Ho fatto tutta la mia routine. A colazione non mi sono mangiato le fette, le gallette di riso, ma mi sono mangiato una banana. E poi sono andato in palestra e mi sono fatto una barretta proteica. Mi sembrava un po' più veloce come cosa, alla fine non è stata molto veloce. Quindi poi ho cominciato a fare, come vi avevo detto, sto ricominciando a fare polpacci in palestra ad allenarmi. E quindi ho fatto una semplice serie di polpacci 4x20 con 10 kg, ma giusto per cominciare piano piano a usare sotto sforzo, sotto dei pesi la caviglia. Non mi ha dato nessun problema, quindi per questo sono molto felice. Poi abbiamo fatto petto. Ho cambiato il primo esercizio, invece di fare spinta su panca piana, sono andato a fare un macchinario per la panca piana perché mi stava dando per problemi la cuffia mid rotatore, comunque la spalla, il deltoide posteriore. Quindi con il personal trainer gli ho chiesto un po' la sua opinione. Abbiamo optato per una panca con il macchinario invece che i manubri. Poi non ho ripreso al secondo esercizio, mi sono scordato. Però erano semplicemente sempre la panca declinata hammer, e quindi piano piano sto vedendo che sto migliorando. Io faccio 30 e 30 e sulla terza serie, sull'ultima, comincio a veramente fare fatica. Però oggi, diciamo, sono riuscito a completare le ripetizioni, mentre l'altra volta proprio non. Ho fatto delle mezze serie. Poi abbiamo fatto come ultimo esercizio di petto la panca inclinata, l'hammer, e là quindi ho fatto il mio ultimo esercizio. Poi ho fatto gli stacchi. Gli stacchi io ora ti so fermare un po' di più, perché all'inizio io non l'avevo mai fatti prima di questa scheda, quindi mi sentivo molto a disagio, cioè non mi sentivo un movimento fluido, mio movimento, non me lo sentivo. E però comunque ormai ho quasi un mesetto praticamente li sto facendo, e devo dire che oggi per la prima volta me li sentivo miei, mi sentivo veramente comodo a farli, quindi anzi ho anche un po' aumentato. E poi comunque il video che ho registrato in tre per questo vlog l'ho mandato comunque al mio personal trainer, ha detto che vanno bene le esecuzioni, quindi sono felice. E poi ho fatto un rivolto degli ultimi esercizi, non mi so, oggi non ho veramente registrato niente. E poi ho fatto il rimatore col bilanciere, cercando di allungare il più possibile, insomma, la contrazione di picco e quant'altro. E poi alla fine ho fatto il rematore alla macchina, declinata, quindi ho spinto molto. E alla fine mi sono allenato circa 1 ora e 45, quasi 2 praticamente, quasi 2 ore. È stato veramente molto pesante. Però dai, sono contento, tutto perché anche nell'ultima settimana mi sono allenato 4 volte, anche se avevo molti impegni, cambi di programma e quant'altro, però insomma sono riuscito ad allenarmi 4 volte e sto cominciando a prendere passo, e mi sta piacendo veramente la mia situazione attuale. Ora ragazzi, sono circa le 11:30, io devo assolutamente cominciare a lavorare e chiedo registrare
un video per il mio profilo di LinkedIn per Natasha, che oggi avevo la call, però abbiamo deciso di farla domani, così ho già il video, insomma, che l'ho trovato che è meglio. E poi devo registrare anche un video testimonial, una testimonianza per il mentorship program che sta facendo Ryan. E quindi non posso registrare per il vlog, perché devo registrare per queste cose. E poi devo subito pranzare, perché all'1 abbiamo ripetizione di inglese, poi alle 15 abbiamo il dentista e poi possiamo tornare qua. Posso un attimo lavorare un po' con più calma, e poi alle 19 abbiamo fisioterapia per la caviglia. Quindi ragazzi, io ora corro, che sto un pochino in ritardo, e noi ci becchiamo dopo. I just don't know how it slips up. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be. Ho finito di studiare inglese, purtroppo non ho potuto lavorare perché ho finito di registrare la clip prima di questa alle 11.45, ora sono mezzogiorno un quarto, e in questa frazione di tempo io ho semplicemente studiato inglese perché ora devo uscire, e quindi penso di registrare o comunque di lavorare questo pomeriggio dopo il dentista. E niente ragazzi, devo scappare. Siamo arrivati alle 18 e, come avete visto, registravo al volo mentre pranzavo perché non avevo tempo. Ho fatto anche tardi di un quarto d'ora e poi mi si è scaricata la batteria della fotocamera. Quindi ho ripreso metà pranzo, sono andato dal dentista, sono tornato le 4 e mezza, perché Roma è veramente splendida quando si parla di traffico. Per un chilometro ci ho messo 30 minuti, quindi ho dovuto sfruttare la poca luce che era rimasta, perché dovevo registrare il video, sempre che avevo detto prima, il video per LinkedIn per Natasha, che domani ho la call, e quindi la dovevo registrare per forza oggi. Volevo farlo con la luce, quindi per fortuna sono riuscito in tempo a registrarlo. E poi ho fatto merenda, mi sono mangiato circa 100 grammi di salmone e poi una vaschetta di tiramisù. E niente, quindi ora ho fatto una pausa, sono circa quasi le 6. Comincio a lavorare. Upwork non dovrebbe funzionare oggi, quindi ora vado a vedere. E quindi in teoria non posso fare tanto. LinkedIn comunque tutto quello che devo fare l'ho fatto, ho scritto l'articolo in inglese, ho fatto il video, magari lo renderizzo, taglio magari le parti in cui non parlo oppure faccio degli errori, almeno se ce l'ho pronto per domani. E niente, praticamente oggi è andata così. E niente ragazzi, quindi io ora sono un altro pochetto qua, perché tanto poi fra 40 minuti devo andare a fare fisioterapia. E niente, ci becchiamo dopo. Allora ragazzi, è arrivata sera, io ho giocato un po' a Fortnite. Ora mi sto guardando live di Power e faccio un po' di stretching e poi vado a letto. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo, vi mando un bacione e alla prossima.